Ritornano i fiori su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi nuovamente fiori, faremo dei fiori però davvero diversi dal solito. Useremo le cose che abbiamo in casa. Ho scelto per voi di fare in casa dei fiori con dei pirottini per dolci. Sì, i contenitori in cui si mettono i muffin, insomma, perché molto spesso in estate magari abbiamo il guizzo creativo ma non abbiamo nulla a portata di mano. Vi faccio vedere come dei semplici pirottini possono essere trasformati in dei fiorellini graziosissimi, in modo da usare una penna o una matita e trasformarla in un bellissimo ed allegrissimo fiore. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri fiori con i pirottini. Innanzitutto i protagonisti dei pirottini. Io ho questi qui un po' più piccoli a pois rossi e questi un po' più ampi rosa. Per con questi farò un fiore e con questi ne farò un altro. Con questi una sorta di garofanino e con questi una sorta di peonia, diciamo così. Poi per la peonia ci occorre una pallina piccola in polistirolo. Queste le vendono in buste da 10, così a poco più di un euro. Della colla a caldo e le stecche, naturalmente. Molto spesso però i pirottini sono antiaderenti e quindi la colla a caldo non ha presa. In quel caso usate la colla acetovinilica. Potete decidere di montare i fiori o su fil di ferro come questo, che vendono sia nei negozi di belle arti che nei negozi per fiorai, oppure su delle matite, in modo da creare proprio delle matite a forma di fiore. Poi ci occorrerà una fustellatrice, una di quelle che fa i buchi semplici, un righello, una matita bianca, del cartoncino nero per le etichette e poi della carta velina verde. Io qui ho carta di banana, quindi fatta con tutte le fibre, una sorta di velina spessa piena di fibre. Mi piace molto questa sua struttura morbida ma allo stesso tempo ruvida, perché simula maggiormente la ruvidità delle foglie. Bene, in alternativa potete usare anche un washi tape con del verde, quindi non vi state a scervellare più di tanto se non avete né la velina né la carta di banano. E poi un qualunque laccettino per attaccare ovviamente l'etichetta regalo al fiorellino. Ovviamente ci occorreranno anche un paio di forbici. Iniziamo subito. Prendiamo 6 pirottini e pieghiamolo nella sua metà esatta, così. Quindi ancora a metà, così, quindi ancora a metà, così. A questo punto avrete questo piccolo cono con una parte tutta chiusa e una parte invece aperta. Dalla parte aperta creiamo un petalo a mo' di cuore, a mo' di mezzo cuore. Parto dalla seconda metà della lunghezza del lato e salgo, così. E poi scendo. Voilà. Creando questo metà cuore che da aperto darà vita a questo movimento. Ok? Facciamo tutti i pirottini che abbiamo selezionato così. Adesso prendiamo un pezzettino di carta velina verde o anche un pirottino che abbia del verde, per esempio, potreste usare. Io non ce l'ho, quindi prendo un pezzettino così, lo divido e mi faccio una sorta di cerchio da questo, ma proprio una sorta di cerchio da questo quadratino. Così, quindi divido, faccio come prima, faccio il piccolo cono e questa volta do una forma un po' più a fogliolina. Non sarà più un cuore, sarà una mezza goccia, diciamo così, in modo che all'apertura venga una sorta di fogliolina a quattro, così.
Benissimo, abbiamo per lo più finito. Prendiamo adesso quello su cui vogliamo montare il nostro fiore. Se ci interessa lo stecco di fil di ferro lo monteremo lì, se invece ci interessa la matita la monteremo sulla matita. Prendo il mio washi, ne faccio una col washi e una con la carta di riso per farvi vedere le differenze. Con la carta di banano, vabbè, ora comincio a chiamare in modo assurdo tutto. Partendo proprio dall'apice, comincio ad arrotolare tutto attorno alla mia matita. Ok, arrivati alla fine, tagliate e chiudete e vedrete che sarà perfettamente foderata. Adesso costruiamo il nostro fiorellino. Apriamo i nostri petali e prendiamo la colla a caldo e stiamo molto molto attenti a non bruciarci. Un punto di colla al centro e appiccichiamo un pilottino. Punto di colla al centro e sfalzando la piega, quindi mettendo il petalo esattamente all'apertura tra i due petali, appiccichiamo l'altro. In sottofondo sentite Enzo che gioca col suo papà. Se sentite urlare è lui. Ok. E voilà. Man mano che chiudete il fiorellino così, spingete e chiudetelo con le mani. Continuiamo così a mettere tutti i pilottini uno sopra l'altro. Fatto l'ultimo, specialmente gli ultimi, chiudiamoli tutti. Adesso prendiamo tutto e facciamo così, chiudiamo con un pilottino. Adesso facciamo il centro, tagliamo il bordo, quindi escludiamo la base e avremo questo. Andremo a far decrescere la grandezza della nostra base così, quindi tagliamo un pezzo e cominciamo ad arrotolare. Diamo anche qui un punto di colla. Con le forbici tagliamo a croce il centro e cominciamo così e poggiando a terra scomponiamo così le foglioline che si sono venute a creare. Ok, dando questa forma un po' movimentata, prendiamo un punto di colla, colla a caldo, quello che avete a portata di mano, e poniamo al centro. Io questo lo sto facendo tutto di carta. Poi a uno prendete i petalini e stringeteli un pochino attorno al centro, in modo che il fiorellino comincia ad avere un aspetto più movimentato. Guardate che carino. Non so se in videocamera renda, ma è molto molto bellino dal vivo. E adesso dobbiamo incollarlo semplicemente sulla nostra matita. Un po' di colla a caldo sulle estremità e paf. Possiamo regalarlo così, oppure se vogliamo farne un segnaposto, come vi ho detto nell'intro, aspettate un momentino e facciamo un'altra cosina. Con un cartoncino nero facciamo una sorta di tag. Io lo farò con la matita bianca per farvi vedere quello che faccio. Prenderò 4 centimetri da qui, così, e 8 centimetri di altezza, così. Questa è una comunissima manita bianca da disegno, eh? Prenderò 8 centimetri anche da qui.
Ok, così vedete anche voi, visto? E ritaglierò. La matita bianca ci servirà anche in un secondo momento, eh. Per fare un tag carino, dagli 8 cm che abbiamo preso, prendo un centimetro e mezzo a destra, qui, e un centimetro e mezzo a sinistra, qui, e poi nella parte superiore, dove erano i 4 cm, lascerò un centimetro a destra, prenderò la misura di un centimetro a destra e un centimetro a sinistra. Quindi unisco queste diagonali e taglio i disavanzi. Vi faccio vedere uno e due, proprio faccio un tag. Uno e due. Ok? Con la fustellatrice buco in mezzo, voilà, aiutandomi col righello coloro ben bene dritti con delle righe certe tutti i bordi. Ok, e all'interno di questo tag adesso posso fare tutto quello che voglio. Io farò una decorazione a impuntura e qui potrò scrivere il messaggio per il mio commensale o ciò che vorrò. Inserisco il mio nastrino e poi leggo il cartellino alla matita ed ecco qui il nostro primo fiorellino, è bello e pronto per adornare la nostra tavola estiva e per rimanere come cadeau, che ne so, di una bellissima cena trascorsa insieme ai nostri amici. Insomma, è un'idea molto versatile. Adesso in 2 minuti facciamo la peonia. Prendiamo un pirottino e rivestiamo. No. Innanzitutto prendiamo la pallina e creiamo un vano all'interno del quale possa essere alloggiata la nostra matita. Quindi io cosa faccio? Vado a scavare con la punta e poi vado ad inserire così il culetto della matita in modo che si crei il vano. Dopodiché metto la colla a caldo, inserisco la pallina e, facendo attenzione a non ustionarmi, chiudo. Faccio asciugare, quindi elimino qua sotto l'eccesso di carta con le forbici. Ok? A questo punto fodero la mia matita. Prendo delle striscioline di carta velina o carta di banano, le taglio approssimativamente a 1 cm di spessore, rimanendo, ripeto, molto approssimativa. Sporco la mia matita di colla e comincio ad arrotolare. Ok, coperto tutto, tagliamo l'eccesso e ovviamente fissiamo l'estremità. Inseriamo all'interno del buchino della colla a caldo e inseriamo la nostra matita e lasciamo da parte il mega cerino. Allora, vedete che qui ho già tagliato alcuni petali e sono di grandezze diverse. Adesso vi faccio vedere come tagliare i pirottini. Allora, per fare la peonia, il primo pirottino va tagliato in 4. Vi faccio vedere. Prendete il pirottino, piegatelo in 4, così, piega in centro e piega in centro. Quindi tagliate i lati a destra, tac, e a sinistra, in modo che i petali si separino, proprio poco, una lineetta, ed addolcite la curva laterale da una parte e dall'altra. E avrete 4 petali.
questi saranno alla base, se non si sono staccati poi basterà fare così, e questi saranno i primi due giri del nostro fiore. Fate così due pirottini, poi fate altri due pirottini dividendo in 6, quindi dividete a metà, quindi dividete questo in 1 e 2 in 3 parti, avrete così 1, 2, i laterali li dovrete separare di lato, 3, 4, separiamo i laterali, 5, 6. Non saranno perfettamente uguali perché non prendiamo misure, ma non fa nulla. L'importante è che dopo li impiliamo tutti e ammorbidiamo gli angoli così, 1 e 2. E anche qui avremo gli altri petali che metteremo qua. Quindi gli ultimi due li dividiamo in 8. Si piega il pirottino a metà, si piega a metà, quindi ancora a metà, ok? Ammorbidiamo gli angoli, 1 e 2, e dividiamo i laterali, 3, questo serve appunto per separare i vari petali, e 4, e avremo qui anche altri petali, e anche di questi preparatevi almeno due pirottini. Quindi prendiamo quello che avevamo creato prima, bagniamo l'estremità di colla e cominciamo girando ad appiccicare la nostra corolla. E allora così, uno dai petali più piccoli verso i petali più grandi. E mettere il petalo successivo proprio a ridosso, così, vedete, tac, un po' dentro quello precedente, non lasciare spazi. Va da sé che la parte decorata del pirottino deve stare all'interno perché formerà quello che è la nostra corolla, e la parte invece più biancastra lasciatela per la parte retrostante del petalo. Mentre andate incollando, naturalmente sistemate sempre la corolla. Vi sporcherete un sacco le mani, ma non importa, e anche questo è il divertimento. Guardate che carina la corolla, tutta mossa, che delizia. La metto qui, prendo il mio foglio di carta di banano, ne taglio un quadratino, lo divido in 4 e quindi ne ricavo una sorta di cerchio, sempre molto approssimativo, eh? E voilà. Quindi lo divido in 2 e ancora in 2 e dal centro verso il basso tiro giù, apro e avrò questo, però dovrò forarlo al centro per farci passare in mezzo la mia matita. Ora, che si rompa non ha nessunissima importanza, se facendo passare in mezzo la matita appunto dovesse rompersi il legame tra una foglia e l'altra, perché vi faccio vedere, a me serve solo avere le foglioline e poi attaccarle tutte attorno così, un po' disordinatamente. Metto un po' di colla, una punta, voilà, prendo le mie foglioline e a mo' di collettino, diciamo così, le appiccico. Fatto ciò, è finita. Potremmo attaccare anche qui un piccolo tag per regalarla o semplicemente farla trovare così
sulla scrivania della persona che amiamo. Ed ecco i nostri due fiorellini belli e pronti per adornare le nostre giornate estive, primaverili, ma anche invernali, ma soprattutto per adornare le nostre scrivanie artistiche in maniera un pochettino più aggraziata e creativa. Bene, adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Semplicemente con qualche pirottino, una penna e del washi tape, molto semplice, un regalino carinissimo, oppure un segnaposto per le tavole estive veramente delizioso, così che ai vostri commensali possa rimanere anche un bel ricordo della cena trascorsa insieme. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su tutto fiorito e soprattutto iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche sul canale Ombretta e sul canale Due Cuori Una K, vi lascio il link nel box informazioni e anche qui all'estremità del video, e vi aspetto anche su Facebook e su Instagram, i link li trovate tutti nel box informazioni, ma lo guardate il box informazioni, mi raccomando, ci sono scritte un sacco di cose. Bene, a me non mi rimane che salutarvi, augurarvi una bellissima estate e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao, arrivederci!